e siamo a un altro pregiudizio che è quello che riguarda le code ai musei. Pregiudizio, code ai musei significa cultura, attaccamento alle cose importanti della vita, intelligenza. E invece no, è proprio il contrario. Mi spiego. È chiaro che l'unica cosa che viene comoda se c'è una coda infinita al museo che arriva alla RAI o qualsiasi giornalista e può affermare: guardate quante centinaia di persone sono in fila a vedere il museo egizio piuttosto che altre cose. Punto. L'unica utilità è quella. E c'è sempre magari il politico conculante che dice sì, è vero, la cultura. Finito. Il resto è tutta stupidità, ma disumana. Ma dico, siamo nel 2020, i numerini li danno anche al banchetto del mercato. I numerini. I numerini permettono di prenotarsi una posizione nella fila virtuale e poi andarsi a fare un giro, comprare souvenir, fare quello che vuoi, andare in un bar a prendersi un cappuccino con la panna. Musei c'è tutta la fila. Poi è vero che molti musei si fa la prenotazione su internet e uno fa una specie di fila privilegiata sotto gli sguardi disgustati di tutta la gente che pensa che tu sei raccomandato, fai vedere sul tuo smartphone la prenotazione e passi più o meno l'ora, i minuti stabiliti dalla prenotazione online, è vero, ma se tu fai una prenotazione online e poi prevedi comunque un accesso non, diciamo, non mediato dalla coda telematica, quell'accesso lo devi fare coi numerini. È una roba senza senso. Ai primi anni 90, l'ultima volta che sono andato coi bambini ancora piccoli a vedere la Torre di Pisa, già allora, inizio anni 90, 30 anni fa, c'era, andavi lì, mi ricordo, vai lì, era stato mezzogiorno, prenotato il numero di persone, bigliettino, venga alle 17.30, ok, io da lì alle 17.30 mi sono girato mezzo a Pisa, ho fatto tutto quello che volevo e poi sono andato all'ora giusta a visitare la torre, punto. Ma adesso è una roba, tra l'altro è una cosa estremamente incivile, pensare, lasciare centinaia di persone in piedi per un'ora, provvedi a mettere delle sedie, qualcosa, delle panchine, qualcosa del genere, si fa la coda sulle panchine. Io mi ricordo 40 anni fa, una volta che mi sono andato a vedere, a visitare la cima del Washington Monument, quell'oblisco di 170 metri che c'è a DC, e lì la base è enorme, saranno lati di 20 metri l'uno, c'era, adesso non so, ci sono capitato 10 anni fa ma non sono andato a vedere fin lì sotto, magari cambiato il sistema, ma c'erano delle panchine diciamo a segmento di circonferenza, a pezzi di circonferenza, tutti che giravano intorno e la coda era da seduti, tu andavi lì, ti sedevi, poi ogni 2 o 3 minuti quando la coda scorreva ti alzavi un momento, ti spostavi di 2 metri e finito. Potevi stare anche un'ora, ma stavi seduto, potevi leggerti i libri, non in piedi. Cioè, qui non è l'ostentazione di cultura e civiltà, qui è l'ostentazione della stupidità. Stupidità da parte degli organizzatori che permettono che le cose si svolgano in quel genere. Pazzesco. E anche stupidità degli utenti che non sanno che prenotandosi online possono entrare 5 minuti prima allora stabilita. È una doppia stupidità, altro che cultura e intelligenza, capito? Cosa pazzesca. Vabbè, avrete visto che ho cominciato a rallentare le pubblicazioni perché non ce la faccio, il materiale non è più sufficiente da fare tutti i giorni un video e quindi per adesso stiamo andando a giorni alterni e poi vedremo più avanti come finirà. Nel frattempo possiamo passare al video successivo, dopodomani. Vai!